Ma non esistono paesi monarchici. E di questo penso che dobbiamo essere onestamente consapevoli e trasmettere questa onesta consapevolezza ai nostri concittadini. Esistono paesi che fanno tutto lo sforzo possibile per prevenire, attraverso il lavoro dell'intelligence, delle forze dell'ordine, degli apparati di sicurezza, il presentarsi di queste minacce. Esistono poi condizioni geopolitiche, storiche, che differenziano diversi paesi. Adesso non possiamo fare un lungo discorso, ma da un lato certamente l'Italia ha una posizione geopolitica esposta, siamo al centro del Mediterraneo, che in questo momento è una delle aree di crisi più pericolose del mondo. Al tempo stesso siamo un paese, vedasi la coesione di cui parlavo prima, che è riuscito ad avere livelli di convivenza tra comunità diverse meno drammatici di altri paesi paragonabili ai nostri, ma che deve mantenere molto alta la guardia da questo punto di vista. Perché, intendiamoci, sappiamo che le minacce possono venire anche dall'esterno, e ci sono stati casi in cui sono venute dall'esterno. Per esempio il tunisino autore della strage del mercatino di Natale era arrivato in Italia nei primi mesi del 2011. Quindi sappiamo che poi probabilmente ha avuto un processo di radicalizzazione successivo. Però attenzione, che la radicalizzazione nella maggior parte dei casi è una radicalizzazione che avviene in casa nostra, nelle nostre carceri, nei nostri quartieri, e questo è stato all'origine di molti degli attentati che hanno colpito paesi europei nel corso dell'ultimo anno, anno e mezzo. Quindi non esistono paesi non a rischio, esistono paesi che possono impegnarsi da un lato sul terreno degli apparati, della prevenzione, dei servizi, e dall'altro sul terreno della coesione, dell'accoglienza, e su questo credo che il governo dovrà fare dei passi avanti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché c'è da rivedere il nostro sistema di accoglienza, e c'è da rendere più efficace il meccanismo dei rimpatri, ci sono tante cose da fare sul terreno migratorio. Però ecco, io sono stato orgoglioso qualche giorno fa di poter telefonare a Angela Merkel per dirgli che c'era stato un controllo di polizia nel corso del quale, reagendo a un suo colpo di pistola, era stato trovato il terrorista che era autore di quella strage. Ecco, questo orgoglio condividiamo, nel senso che non risultano poi particolari reti, se dal punto di vista informativo, che il AMRI avesse in Italia. Risulta comunque che due poliziotti italiani, reagendo a un suo colpo di pistola, hanno individuato il terrorista che aveva colpito in Germania. Insomma, ogni tanto riconosciamo anche i meriti delle nostre istituzioni. Hamid Masumi, Nejat, a Roma.